Allo stadio del Conero si sfidano i padroni di casa dell'Ancona di Marco Donadella, quota 4 punti dopo altrettante giornate, e la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla, ancora secco di punti dopo le 3 sconfitte di questo avvio di stagione. L'arbitro è il signor Canci di Carrara, il minuto di silenzio per la scomparsa di Giorgio Napolitano e poi si può partire. La prima occasione capita sul mancino di Turricchia, servito da Ildiz, non riesce a trovare la porta anche per la deviazione di Vitali in calcio d'angolo. La reazione dell'Ancona è affidata a questa ripartenza di Paolucci, che arriva sul lato corto dell'area di rigore, mette al centro per Sacco, entrato dopo l'infortunio del capitano Gatto al 10° minuto. Maliano però mastica un sinistro che finisce sul fondo. Al 38esimo arriva però il vantaggio della squadra bianconera con questo destro terrificante di Kenan Ildiz, attaccante turco classe 2005, che incrocia e butta giù la porta, mandando dunque avanti i bianconeri con il suo primo gol stagionale. Rivediamo la perla del numero 10 della Juventus Next Gen. Vantaggio che però dura appena 3 minuti, perché sul cross di Paolucci Alberto Spagnoli ad anticipare Stivanello sul primo palo, battere da fare e segnare il suo secondo gol in campionato. La rabbia di Stivanello, che festeggia il gol del pareggio dell'Ancona. Termina così il primo tempo, secondo tempo che comincia con un Ancona che parte fortissimo, il colpo di testa di Christoffersen, il salvataggio sulla linea di Mulazzi. Poi lo stesso Christoffersen che non riesce a ribadire in porta un colpo di testa, sfoga la sua rabbia sul palo. Ancora poi la squadra di casa con una percussione su cui Peli trova un esterno della rete che dà l'illusione ottica del gol al pubblico di casa. Al 60esimo c'è una doppia chance su corner per la squadra ospite, era tutto fermo però per un fallo sul difensore dell'Ancona Dutu, che è rimasto a terra dolorante. Insiste però l'Ancona con la palla imbucata per Paolucci, la chiusura di Daffara che nega il 2-1 all'Ancona, e succede allora l'irreparabile per la squadra di casa, perché sul capovolgimento di fronte la palla in verticale di Ildiz trova Cerri che si presenta davanti a Vitali, complice anche la deviazione di Cella, trova il nuovo vantaggio per i ragazzi di Brambilla nel momento peggiore per i bianconeri, il secondo gol in stagione per Cerri dopo quello contro il Rimini, che vale il 2-1 per la Juventus Next Gen. L'Ancona però non si arrende, ha una chance clamorosa con Christoffersen che da due passi colpisce di testa ma la mette centrale, costringendo Daffara al miracolo. Insiste ancora la squadra di casa, che cerca di disperatamente di mettere il pallone in porta. Grande conclusione di Marenco, trova un'altra grandissima risposta di Daffara che mette in corner all'88esimo, e un'altra occasione colossale quella che capita sul mancino di Energe, che però dall'altezza del dischetto calcia col corpo all'indietro e non trova la porta. Al 90esimo prova a chiuderla la squadra ospite col destro dal limite dell'area di rigore di Mancini, deviato in corner da Vitali. C'è ancora tempo per l'Ancona, che si costruisce un'occasione su cui ci sono tante proteste per un calcio di rigore non concesso dal direttore di gara. Questo è anche l'ultimo atto della partita, che finisce 2-1 per la Juventus Next Gen, che trova così i suoi primi punti stagionali. La prima vittoria per l'Ancona invece, seconda sconfitta di fila dopo il 4-0 subito dal Cesena.